Buongiorno a tutti! Oggi farò due video in uno perché vado a scartare un ultimo acquisto che ho fatto sul tema, insomma, Diamond Painting e andrò anche a testare direttamente se funziona, comunque se mi troverò bene. Nello specifico sono andata ad acquistare tre penne di quelle per posizionare i diamanti, insomma classiche, che però hanno la punta inclinata. Adesso le scartiamo per bene. Le ho pagate tutte e tre insieme, quindi un pacchettino unico, 2,10 euro. Ci hanno messo un pochino ad arrivare perché era una spedizione di quelle non trattate, molto lente. Però, insomma, eccole qua. Hanno anche la gommina rosa, che è quella che mi piace di più. E sono del tipo con diamantini. Sono proprio le penne che preferisco. Quindi, ne ho prese tre perché hanno i tre attacchi, da 3, da 7 e da 10 diamantini. Le punte, come vi dicevo, sono inclinate. Vado quindi a vedere come mi trovo. Per fare il test, beh, intanto ne userò una perché comunque, insomma, il fatto della penna multipla adesso non ci interessa perché comunque sono le classiche, le uso sempre, quindi non è il tema del video. Per fare il test, dicevo, ho qui un Diamond Painting, quello che sto facendo adesso. E andiamo quindi a provarle. Ho anche la lavagna luminosa sotto, sono super organizzata. Probabilmente il video flasherà un pochino per il fatto della luce, ma se non la uso vado malissimo. Sono dipendente dalla lavagna luminosa. Allora, proviamo. Ho messo un po' di ceretta. Questa bisogna tenerla con una posizione precisa. Posiziono anche l'impugnatura. Quindi bisogna assolutamente tenerla così. Vediamo. Ok, io ho già sbagliato. Ok, riproviamo. L'ho messo storto, si sì, è anche inclinato il diamantino. Bah, vi dirò, non è male. Permette di fare meno movimenti con la mano per posizionare il diamantino. Però, d'altro canto, bisogna tenere la mano così. Mentre io, siccome sono una barbara, continuo a muovermi, faccio sempre dei movimenti, lancio per aria le penne. E qui no, invece bisogna rimanere fermi perché altrimenti non riesco a prenderlo bene e anche a posizionarlo correttamente. Allora, funzionare funziona ovviamente. Non so se sono adatte a me, però. Sì, va bene, ma se avete una postura della mano molto ferma. Se siete delle barbare come sono io, non lo so. Permette di fare meno movimenti, quindi sforzate meno, insomma, il polso, la mano, quello sì. Ma non sono male, secondo me proprio si adattano un po' a diversi metodi di lavoro. Anche perché il fatto che la punta sia così distante rispetto alla penna effettiva dove si mette anche la mano, dà molto più spazio di visibilità, quindi vi dirò, non è male. Forse è soltanto un fatto di abitudine, il fatto che io sono abituata a prendere la penna così a caso, a lanciarla in giro. Magari provando questa qua per un po' di tempo, alla fine non riuscirò più a mollarla. Ecco, però un piccolo test con quella da 3 lo faccio, non per provare il fatto dell'adattatore, insomma, da 3, perché quello, insomma, ho già fatto un video a riguardo che magari vi metto anche in descrizione come link se non l'avete visto, ma più che altro per il mio metodo di lavoro, perché io continuo a passare dalla punta singola alla punta con più che punta, insomma, l'adattatore, ecco, che sia da 3 o uno degli altri. Quindi cosa faccio? Metto tre diamantini e poi giro. Però ovviamente adesso, a parte l'impugnatura che si sposta, ma quello non è un problema, basta, ci metto sempre un pezzettino di scotch qua dentro, così rimane fermo. Il fatto è che quando giro, la rigiro in un posto a caso, quindi devo anche rigirarla in modo da prenderla dritta. Magari sì, è soltanto un fatto di abitudine, però
Devo continuamente guardare di avere l'impugnatura dritta. Guardate, rispetto ad altre penne che ho provato, sinceramente questa la promuovo. Cioè, ad esempio, quelle sono carine. Ne ho una con disegnato una specie di samurai nel capo opposto rispetto alla punta. Ne ho una con un gufetto, se non sbaglio. E poi quelle orribili con i LED. Ne ho tante. Ecco, quelle là le boccio tutte. Quelle con i LED perché fanno un riflesso terribile sulla carta che è adesiva, per cui erano totalmente inutili. Le avevo prese prima di prendere la lavagna luminosa. Dopo aver preso la lavagna luminosa, basta, cioè lì c'è un cambiamento della nostra vita, cambia la qualità della vita delle diamantine, o dei diamantini anche, e no, niente, la lavagna luminosa vince su quello. Le altre penne invece che ho provato sono pesantissime, quindi se si fa un diamond painting in 5 minuti, ok. Ma se come me, insomma, credo anche la maggior parte delle persone, quando iniziate, insomma, rimanete lì un bel po' di tempo, un'ora, se non di più, no, cioè, mi spaccava la mano, quindi assolutamente no. Questa qua, invece, vi dirò, la promuovo. È soltanto un fatto di prenderci un po' la mano sul fatto del giro, quando inverto i due sensi. Per quanto riguarda, invece, chi lavora con la penna singola, forse è più comoda, perché si fanno meno passaggi, ci si muove meno e si sforza meno la mano. Quindi queste le approvo, ebbene sì. Vi metto anche il link del prodotto in descrizione. E guardate, insomma, se è quella col prezzo minore, perché sapete che i prezzi continuano ad oscillare, quindi in caso usate l'immagine che trovate nell'annuncio per fare una ricerca per immagine dentro il sito, in modo poi da trovare quella che costa meno, insomma, perché 2 euro per 3 penne, insomma, è una spesa che si può anche fare. Bene, quindi approvate. Sì, approvate. Vi ricordo infine di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche per essere aggiornati quando pubblico un nuovo video. Iscrivetevi anche al gruppo Facebook, che è sempre più numeroso, in modo da condividere i vostri lavori con tutti noi. Insomma, ci piace un sacco vedere i lavori di tutti quanti, in modo da prendere ispirazione dai lavori altrui per i nostri prossimi DP. Vi saluto e vi do quindi appuntamento alla settimana prossima. Ciao!